Un saluto agli amici di Sotto Zero News. Siamo a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, nella splendida cornice delle Dolomiti, all'hotel Cima Belprà con il proprietario Bruno Boscarato, che ci racconterà la storia del suo hotel dal 1935. Ecco, allora succede così, che la famiglia abitava a Conegliano nei primi del Novecento. Mio nonno, ed erano contadini, producevano vino, tutte queste cose qui. Mio nonno aveva problemi con la schiena, quindi mio bisnonno gli ha consigliato di andare a vendere il vino, perché faceva fatica a lavorare la terra, e quindi veniva su da Conegliano, che sono centinaia di chilometri, con la bicicletta, e iniziava a frequentare queste zone, compresa Cortina, per vendere i liquori, il vino, quelle cose che producevano in pianura. Ad un certo punto si sono divisi le proprietà, i terreni, perché erano nove fratelli, e lui si è innamorato di un primo albergo qui a San Vito, che non era questo, poi successivamente ha preso questo, e dopo si è spostato a San Vigilio di Marebbe, provincia di Bolzano, e aveva comprato anche un albergo a San Vigilio di Marebbe, Hotel Excelsior. Dopodiché in Alto Adige si parla prevalentemente tedesco, le mogli dei figli, perché non volevano parlare tedesco, e quindi hanno venduto quell'albergo, che ha avuto poi molta fortuna, e si sono fermati qui a San Vito. Albergo, quindi, è stato mio nonno che l'ha acquistato, mio padre, e adesso ci sono io, quindi siamo la terza generazione. Albergo che ha visto grandissimi personaggi passare negli Sì, anni scorsi. ci sono state delle rassegne che organizzavo io, e presentazioni di libri, quindi un po' tutti i nomi, da Sgarbi e via via, tutti quelli, Piero Angela, poi sono venuti per conto loro, Cossiga, e Spadolini, insomma, cliente storico è stato Ugo Tognazzi con tutta la squadra di Gassman, e insomma ne sono passati. Comunque adesso ci prepariamo per la stagione invernale, questa del 2010-2011, ormai la neve è tutta programmata, quindi al 90% la neve ci sarà, perché è tutta programmata Da quando? da qualche anno questa parte, me lo Ma dice da da quando anni. inizierà la stagione? Ah, la stagione inizia con la prima neve, inizia a Sant'Ambrogio di solito, no? Con il ponte di Sant'Ambrogio. Poi c'è la prima neve, che a prezzi vantaggiosi, quelli prima di Natale, poi c'è il boom di Natale, Capodanno e l'Epifania, poi si ferma, si rallenta un pochino subito dopo l'Epifania, e poi riprendono le settimane bianche, anche se il turismo è un po' cambiato ultimamente, fanno fatica anche a fare la settimana bianca, quindi fanno 4 giorni, no? 5 giorni, no? Poi qualcuno si fa anche la settimana E voi bianca. fate offerte particolari Noi nel corso facciamo, sì, dell'anno? facciamo, abbiamo sempre nel nostro sito delle offerte che aggiorniamo ogni settimana quasi, no? Quindi so, stai 3 giorni, paghi due, cose così che mettiamo al momento, in base alla disponibilità del momento. Presti famiglia. Abbiamo famiglia, no? Agevolazione per i bambini, chiaramente, bambini gratuiti, Cosa queste importante, cose. siete all'interno del Dolomiti Superschi, Siamo all'interno del chiaramente. Dolomiti Superschi, non ultimo siamo diventati da un anno questa parte patrimonio dell'umanità, l'UNESCO, quindi le Dolomiti fanno parte di questo grande circuito. E dicono gli esperti che porterà un incremento del 30%, perché le Dolomiti si trovano praticamente in Veneto per il 90%, quindi tra il Cadore e Cortina d'Ampezzo. Il resto, Trentino e Alto Adige, e anche una parte di Friuli, Certo. però vengono sempre spacciate per Alto Adige e Trentino Alto Certo, Adige. Invece la Trentino. verità è un'altra, che il 90% è nel Veneto, quindi Cortina e Cadore, no? Perfetto, benissimo. Allora non resta che venire qui a San Vito di Cadore per una splendida settimana bianca. Un saluto agli amici di Sotto Zero News, un saluto a Bruno e Grazie, grazie per a voi. l'ospitalità. Grazie. Arrivederci.